credo che la partita sia stata una partita di calcio finalmente per chi vede la partita. Noi siamo venuti qui a Pescara per cercare di fare una partita senza guardia, senza curare moltissimo, diciamo, espressamente solo ed esclusivamente la fase difensiva. Siamo il Palermo, siamo una squadra che vuole dimostrare di avere personalità e soprattutto di avere propositività. E questo ci siamo riusciti sia nel primo che nel secondo tempo. Nel secondo tempo il gol, dopo 36 secondi, sinceramente ha cambiato tutta la partita. Perché prendere gol dopo 10 minuti c'è stata una grande reazione. Prendere gol dopo, vincere 2-1 e prendere gol dopo 36 secondi, onestamente, piega le gambe anche un elefante. Invece la squadra, nonostante tutto, ha sofferto da squadra e alla fine, obiettivamente, ha avuto anche delle possibilità per vincerla di nuovo la partita. Ma, ripeto, abbiamo rivisto anche degli episodi arbitrali sui quali, vi dico subito, no, non vi rispondo, anche se sarebbe comodo da parte mia, visto che non era fuori gioco, però io sono abituato a sottolineare le prestazioni della mia squadra. Oggi non mi è piaciuto solo una cosa, che abbiamo preso gol dopo 36 secondi del secondo tempo. Questa è la cosa che mi ha dato fastidio, come ha dato fastidio a loro, obiettivamente, perché è un gruppo molto responsabile, è un gruppo molto disponibile, è un gruppo che adesso veramente si sta compattando dopo una retrocessione dell'anno scorso, dopo molti periodi negativi, e quindi questo mi dà enorme piacere. Noi della prestazione siamo stati molto contenti, sinceramente. Potevamo gestire meglio determinati tipi di situazioni, però in questo momento venire qui a Pescara a fare la partita per me è stato grande soddisfazione, perché di solito è il Pescara che fa la partita. E oggi il Pescara, per raggiungere questo obiettivo, è stata tutta sotto la palla e nella propria metà campo per ripartirci. Ognuno di loro fa le proprie strategie, ma per noi è un motivo di soddisfazione andare in trasferta e cercare di imporre il proprio gioco. Oggi siamo riusciti, secondo me, per 55-60 minuti globali di 90, perché nella parte centrale della partita ha fatto meglio il Pescara. Quindi il 2-2 è un risultato che noi accettiamo, perché accettiamo il verdetto del campo. Dobbiamo però fare anche attenzione a mantenere quello che di buono abbiamo fatto finora, molto, e anche cercare di recuperare qualcosa che noi abbiamo perso oggi nelle attenzioni, perché abbiamo preso due gol evitabili, anche se, ripeto, quello che ha cambiato secondo me la partita è stato il gol del 2-2.